E facciamo un collegamento con Y News, Federico Pizzinelli. Però volevo ricordarvi una cosa, che tutti questi interventi, collegamenti, da oggi pomeriggio sono disponibili, stiamo facendo dei brevi video e sono disponibili su YouTube. Quindi Veneto Agricoltura. Di Veneto Agricoltura. Federico, ci senti? Sì, io vi sento e vi vedo anche. Perfetto, molto bene, grazie, grazie. Ascolta Federico, allora, come ti ho già anticipato, sai già il nostro lavoro, cosa stiamo facendo, stiamo venendo avanti velocemente con una panoramica della vendemmia, delle previsioni vendemmiali. Se gentilmente in 3 minuti riesci a farci una panoramica, mi rendo conto che non è facile, ma in 3-4 minuti se riesci a farci una panoramica di cosa sta succedendo in Francia. Grazie. Allora, ci troviamo intanto, grazie per l'invito. In Francia le ultime stime più aggiornate in realtà sono di un paio di settimane fa, sono quelle di Agrest, che è il servizio di statistica del Ministero dell'Agricoltura francese. Anche lì si parla di una vendemmia, chiaramente il recupero sul 2017, insomma, che sappiamo tutti come è andata. Si parla di una stima preliminare intorno ai 46 milioni di ettari, di fatto il 30% circa in più del millesimo scorso in Francia, ma abbondante per i francesi, 7% in più della media quinquennale. Chiaramente sono stime, la situazione generale nel vigneto Francia non è drammatica, ma qualche preoccupazione, insomma, per qualche grandinata nella tarda primavera, soprattutto nella zona dello Champagne, per un po' di problemi con le muffe a Bordeaux, qualche preoccupazione, qualche difficoltà c'è. Con i tempi siamo più o meno in linea con le medie, tranne che in Champagne, dove insomma si parla di un paio di settimane di anticipo. Guardando un pochino più in dettaglio alle quelle che chiaramente sono stime, perché come sapete bene voi che fate i viticoltori e i produttori di vino, insomma, il clima può travolgere il quadro in poche ore, cosa che nessuno si augura. Ovviamente tra le grandi denominazioni di Francia, in Champagne si parla di una produzione in crescita del 50% sul 2017, quando fu sostanzialmente dimezzata rispetto alla media. Si parla di 3 milioni e mezzo di ettolitri, una crescita del 49% anche a Bordeaux, che dovrebbe tornare sui suoi livelli su 5,5 milioni di ettolitri. In Borgogna, dove il calo fu accentuato, ma insomma meno che in questi altri due territori più importanti, si parla di 2,5 milioni di ettolitri. Siamo intorno al più 10%, insomma. Altro territorio, guardo un po' così a Bordeaux, che sta funzionando benissimo sui mercati per la Francia, quello della Provenza, soprattutto grazie a Rosé. Anche qui si parla di un aumento di produzione rispetto al 2017, insieme alla Valle del Rodano, del più 16%, intorno ai 4,8 milioni di ettolitri. Come detto, insomma, la situazione fitosanitaria è difficile da fare nel dettaglio anche in un paese, insomma, grande come la Francia. Farlo in maniera puntuale non è semplice, però i dati del Ministero parlano, insomma, di una situazione abbastanza sotto controllo. Si è iniziato a raccogliere qualche grappolo proprio in questi giorni, ci dicono le cronache, con varietà come il moscato nella zona dell'Audi, però insomma siamo proprio ai primi passi. Una cosa da notare, da segnalare, interessante, può essere che chiaramente tutto il mondo si stanno attrezzando per combattere nel lungo termine il cambiamento climatico e soprattutto l'imprevedibilità dei fenomeni climatici, che è più accentuata rispetto al recente passato. E proprio in questi giorni è arrivata la notizia che l'INAO in Francia, che è un po' l'istituto che sovrintende, è un po' detto in maniera semplificata, un po' il nostro comitato vini per intenderci, ha dato il via libera generale su tutto il territorio francese all'utilizzo delle reti
anti-grandi, insomma, che abbiamo visto negli ultimi anni in Francia hanno causato veramente tanti, tanti danni. Questa è una curiosità che magari molti già sapranno, ma che mi faceva piacere sottolinearti. Questo in estrema sintesi il quadro francese ad oggi. Grazie, grazie Federico. Chiedo, sto guardando la sala se ci sono delle domande, non ce ne sono, quindi chiudiamo il collegamento, ti ringraziamo e un arrivederci al prossimo anno. Grazie, buona estate. Grazie Federico.